San Giovannese Calcio su Sport a chilometro zero. Oggi, mercoledì 6 gennaio, si ritorna in campo per il decimo turno di Serie D. È una normale giornata di campionato, non di recuperi come siamo praticamente abituati ormai dall'inizio della stagione. Per la San Giovannese ci sarà l'insidiosa trasferta di Scandicci in casa dei ragazzi di Claudio Davitti. Dicevo insidiosa perché, al di là della classifica che occupano i fiorentini, hanno da recuperare a parte un paio di gare. Sono stati fermi tanto tempo causa positività al Covid e soprattutto sono reduci da un successo davvero importante ed anche insperato sulla carta, come quello di Trastevere, che ha sicuramente rilanciato le ambizioni della formazione del presidente Rorandelli. Sicuramente sarà un match molto importante, giocato da questo punto di vista, perché anche la San Giovannese non vorrà fare senz'altro sconti, visto che è reduce da 5 risultati utili consecutivi, non ultimo il pareggio interno contro il Grassina, che ha comunque permesso di muovere la classifica e di ottenere, alla fine delle 8 partite giocate, perché ricordiamo che la San Giovannese deve recuperare col Siena, e dicevo che ha permesso alla fine delle 8 partite giocate il buon bottino di 12 punti, quindi un obiettivo questo in piena linea con quelli che sono i pensieri societari. Purtroppo ci sono anche delle difficoltà da un punto di vista di infortuni per quel che concerne questa trasferta. Sicuramente non ci sarà Matteo Scoscini, che salterà anche la prossima gara interna contro il Montespaccato. Ha rescisso Surraco, ma non è una grave perdita, perché l'uruguaiano non aveva mai nemmeno fatto una presenza in panchina, così come Marinai è con le valigie in mano, ma anche questo giocatore praticamente non è stato mai utilizzato da Agostino Iacobelli, che comunque giocherà naturalmente, come ha sempre fatto nelle ultime domeniche, con un 11 molto giovane, soprattutto in difesa, con il più che probabile inserimento al posto di Scoscini di Lorenzoni, che andrà a far coppia con Rossetti. Quindi ci sono delle difficoltà da questo punto di vista, ma la San Giovannese anche in passato, soprattutto in tempi recenti, è stato bravo a superarle, per cui vedremo un po' cosa accadrà in questa partita. Ricordo Scandicci San Giovannese in terra fiorentina, due dirette Facebook, ovvero quella sul profilo ufficiale della San Giovannese e l'altra sul profilo ufficiale dello Scandicci, oltre naturalmente alla diretta testuale che ormai da anni si può trovare online su forzasangio.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione. San Giovannese Calcio, lo ripeto sempre, su Sport a chilometro zero e su www.forzasangio.it.